c'è quando si gioca. Alessio Magro. E poi devo dire, il corso dello Stato, avevano aggiunto, perché la paura di rilasci, c'è un boiato di Stato che si deve fare. Magari se non puoi stabilare le parole, le dovevo fare stasera. Io lo condivido perfettamente. Guarda, mi hai detto una cosa bellissima. Questo è bellissimo, avvocato. Ma ci manca, il cane, dove l'avete lasciato? Il cane dove l'avete lasciato? Il cane è a scarpe. Ma è bellissima anche l'azione in piazza. Sì, praticamente va a difendere il manifesto. È bellissimo. Va bene. Non proseguo. Ecco perché è nata. Ma scusate, adesso dobbiamo fare questa cosa. Ecco perché è nata quella. Ecco perché è nata quella. Scusa, sì, sì, tutti qui. È arrivata un amico della mia. È passato questo. Prendete la signora un attimo. Salve. Buongiorno. Sì, sì, sì. Senti, allora no, vi dico, non cominciate, vi dico come funziona questa. Esatto, allora mettiamoci ad angolo così, venite qua, ad angolo. Adesso vi dico come ci organizziamo e poi partiamo, non ci serve adesso. Buongiorno, adesso faremo questa. Prima parlerà Cristina, che spiegherà, che è responsabile di questa tappa di oggi, di Caralabria, vi spiegherà perché siamo qui, eccetera, e il senso di questa. Poi parlerà il signor Demetrio, poi dirò due cose io per rispondere a queste polemiche, Ciccio Demetrio, e poi ci sarà la consegna ufficiale di questa. Quindi possiamo andare, mi pare, dai. Allora, siamo a Melito. Siamo a Melito, che è il cuore pulsante di una terra importante, una terra che in questo momento e da ora in poi sarà sempre di più protagonista di tante battaglie. Una terra che è un simbolo che vale a rappresentare tanti eventi, tante realtà. E siamo qui oggi, saremo oggi pomeriggio a Pentedattilo, per segnalare due percorsi, due momenti che questa terra sta vivendo. Uno negativo, criticabile, osteggiabile, che è quello delle grandi opere, delle opere private che danneggiano il territorio, che incidono sul territorio, e dei potenti, delle grandi potenze contro le quali si levano le voci coraggiose. Come da sempre nella storia c'è sempre un Davide a cui basta una fionda per sconfiggere Golia. E proprio oggi siamo qui col signor Ciccio Demetrio, che è un esempio di come si possa fare combattere una battaglia anche con le parole, e in questo caso con la poesia. Ed è importante segnalare e far conoscere a tutti l'esperienza, ma anche l'esempio che il signor Demetrio dà ogni giorno, perché a volte le parole sono importanti, perché sono il segno del coraggio e della possibilità che una terra ha di riscattarsi anche dai giochi economici più forti, trasversali, più potenti, apparentemente più potenti. E poi gli esempi positivi,
quindi oggi pomeriggio a Pentedattilo faremo vedere a, tutto, a tutta la Calabria come si può recuperare un borgo che sembrava abbandonato, un borgo che per anni è stato fantasma ma che invece ora è diventato il crocevia della cultura, il crocevia dell'incrocio anche delle, delle esperienze non solo culturali ma sociali e quindi un punto di rilancio per una terra importante. Bene, facciamogli un applauso. Complimenti. Allora, bene, no, io dico solo questo sulla cerimonia, no? Diceva una battaglia di parole, ma le parole spesso sono pietre. Allora, per scagliarle queste pietre, idealmente utilizziamo la fionda di Davide. Il premio è a Ciccio Demetrio. Ci ha colpito molto il fatto che ogni giorno qualcuno pensi, magari di notte, poi si alzi e vada e cerchi di sensibilizzare i propri cittadini con la poesia, con la dolcezza, ma anche con la durezza che le parole hanno. E questo è il senso. Premiano loro, come pomeriggio premieremo il coordinamento delle associazioni dell'area grecanica che rappresentano il punto, la punta di diamante di questo nostro impegno qui nella zona, ragazzi che gratuitamente, senza nessun altro stimolo che la voglia di difendere la propria terra, si impegnano in questa direzione. Io approfitto di questa occasione per dare delle risposte. Voi sapete che c'è una polemica sulla vicenda delle, come dire, opere compensative. E allora ai sindaci che timidamente sui giornali, molto più esplicitamente nelle conversazioni private, come dire, smentiscono che ci sia qualsiasi discussione, qualsiasi trattativa su cosa si farà a Melito, a Saline, come compensazione del danno ambientale, questi 50 milioni di cui si parla e che esistono di opere compensative. Io faccio, come Lega Ambiente, facciamo una, diamo una replica molto decisa. Delle due l'una, signori sindaci, delle due l'una. O queste trattative ci sono e non sono palesi, non sono alla luce del sole, non sono fatte nelle sedi giuste, non sono fatte con i cittadini, e questo sarebbe molto grave sul terreno della democrazia, o queste trattative non ci sono, come voi dite, e questo è abbastanza grave, è ulteriormente grave, che non ci sia dialogo con la SEI. È stato scritto da un sindaco che parlano gli atti ufficiali e che i comuni sono fermi alla delibera, parlo di Montebello, del 18 ottobre 2010. In cui si diceva no e non ci sono altri discorsi su questo. Io non, adesso a me non interessa sapere a che titolo i funzionali SEI entrano ed escono dalle stanze del comune, dai ristoranti dove ci sono incontri e dalle altre cose. Questo è un fatto che in questo momento mi interessa. Ma i cittadini di Melito e di Saline debbono sapere che i loro sindaci, come di altri comuni, dicono che di tutta questa vicenda in cui si investe 1.200.000.000 di euro in questa zona, loro non chiedono, non si confrontano per sapere non solo quali danni porterà sul terreno ambientale o quali benefici porterà sul terreno ambientale, ma neanche dentro quale ipotesi di sviluppo queste cose si collocano, cioè che cosa ne farà, cosa propongono, su che cosa si discute, come se fossero ospiti in questo territorio. Questo territorio non ha bisogno di sindaci muti, che hanno parlato molto nel passato e adesso stanno colpevolmente in silenzio. È un silenzio imbarazzato e un silenzio imbarazzante. Loro rappresentano le nostre comunità. Loro debbono dire esattamente cosa pensano. Loro giustamente si debbono interrogare prima di buttare via un'ipotesi di investimento di 1 miliardo, 2 miliardi. Bene, vogliono pensarci, ma ci debbono pensare alla luce del sole, insieme ai cittadini che l'hanno eletto e che l'hanno eletto su un mandato preciso del no al carbone.
se qualcosa è cambiato lo dicano, e soprattutto all'onorevole sottosegretario che in questi giorni all'ambiente, che in questi giorni ha parlato e ha sparlato, offendendo, non conoscendo le storie o conoscendole troppo bene, noi diciamo una cosa importante. La Commissione VIA ha bocciato l'ipotesi di trasformazione dell'impianto di Rossano in Calabria da olio combustibile a carbone. Lo ha bocciato sulla base di due importanti postulati, due importanti proprio affermazioni. Primo, che il piano energetico calabrese non contempla il carbone e non è possibile operare al di fuori di questo. Seconda questione, lo ha bocciato perché sul piano concreto, vi cito anche così stiamo tranquilli, perché contrasta col piano energetico regionale e il progetto non è compatibile con l'ambiente secondo le mutate tecnologie e legislazioni ambientali. Lo scrive la commissione di valutazione di impatto VIA. Allora la domanda, se per Rossano questo non è stato possibile, è possibile una nuova centrale? Seconda questione, lo stesso Ministero dell'Ambiente aveva provato a dare il via libero per Porto Tolle, per la riconversione di Porto Tolle. C'è stata un'opposizione, il TAR prima e poi il Consiglio di Stato ha sacramentato che non potevasi procedere senza l'accordo tra Regione e Comune e non poteva essere proposto il carbone senza compararlo con altre alternative energetiche possibili. Per Saline perché questo non dovrebbe avvenire? Perché per Saline è possibile violare la Costituzione? Ma onorevole, come si chiama il sottosegretario? Belcastro. Con cui esistono, non c'è nessuna polemica, esistono rapporti di cordialità. Noi diciamo, onorevole Belcastro, lei è stato eletto in un partito, è stato scelto in un partito che fa del Sud e dell'orgoglio del Sud un punto di riferimento, ma non la inquieta il fatto che di fronte a questa situazione per questo pezzo di Sud non valgono le regole della democrazia, non valgono le regole della scienza, non valgono le regole della trasparenza? Non dovrebbe essere lei a guidare dentro il Ministero un momento di riflessione e di protesta? Non dovrebbe essere lei a confrontarsi col ministro dell'ambiente, che è meridionale anch'esso, si chiama la Prestigiacomo, il ministro dell'ambiente? Non dovrebbe ragionare su questo? Bene, noi con le pietre delle parole, della scienza, dell'approfondimento. La scienza non è neutra. Sulla questione della centrale ci sono delle cose ineludibili. Due su tutti. Il problema assoluto che non esistono tecnologie di abbattimento della CO2. Loro dicono, parliamo della 6, diranno che i lavori inizieranno nel 2013 e entrerà in funzione nel 2019. A livello europeo c'è scritto che il sistema di cattura e magazzino dell'anidrite carbonica non entrerà comunque in funzione, ammesso che si rilevi un sistema giusto prima del 2025. Allora, cosa accadrà in questi anni? Bocchiola dice in un'intervista, se sarà inquinante la chiuderemo. No Bocchiola, non è così, ingegnere, non è così. Bisogna pensarci prima, dovete assicurare prima che questa non faccia male. Seconda, sulle polveri sottili. C'è scritto che le polveri sottili e le cose non sono un problema rilevante. Basta farsi un giro su internet, le polveri ultrafine, per non parlare dell'altro cocktail inquinante, sono micidiali e non c'è un sistema al mondo di abbattimento delle polveri ultrafine al camino. Questo significa che c'è un problema aperto drammatico. A me non interessa quali saranno le compensazioni. Mi interessa che qui si sta facendo un'operazione coloniale di una società che noi pensavamo privata e che adesso scopriamo
che è una società sovvenzionata, questa è la novità, signori giornalisti, all'80% da interventi pubblici, non solo della Svizzera ma anche della Francia e di altri, 80%. E i cittadini svizzeri della Francia stessa stanno chiedendo come si impiegano i soldi loro in una zona così lontana per fare delle operazioni di cui si vergognano. Questa è la storia, per cui Ciccio Demetrio è uno di noi, rappresenta un cittadino che non si vende, non vende il proprio territorio, dignitosamente e silenziosamente ogni giorno fa qualcosa per allertare gli altri cittadini. Bene, ce ne sono tanti, siamo tanti, nonostante la forza di convincimento del denaro, nonostante una propaganda che è francamente offensiva per le intelligenze, questo cervello collettivo, questi tanti Davide con tante piccole fionda alla fine vinceranno. Grazie. E adesso a Ciccio chiediamo quantomeno di leggerci, dici due cose e di leggerci queste cose. Dunque, la fionda. Adesso facciamo la cerimonia di consegna della fionda. Allora, lui vuole prima, forse no. Prima sentiamo. No, siccome c'è da fare un collegamento, la fionda di Davide con Golia. Volevo dire una cosa. Ringrazio per quella fionda che non è un premio in denaro ma è un premio ecologico, moralmente e come lotta che noi facciamo. L'ha realizzato, a proposito, uno di noi impegnatissimo eppure ha scelto di realizzarlo e si chiama, guardate il caso, Davide Grilletto, è uno scout, una persona che fa parte anche dell'ARCI, è una persona molto, molto seria che fa parte del no carbone e l'ha realizzato proprio scartavetrando, realizzando adesso la mano. Volevo prima ringraziarvi, poi arricchirò le vostre comunicazioni con qualcosa di storicamente preciso sulla vicenda delle compensazioni. Vi dirò delle cose acquisite sul comune di Civitavecchia, Tora, Allumiere, poi Santa Marinella e quindi questi sono i comuni che hanno avuto i compensi di cui loro parlano e accennano il pesciolino per fargli abboccare. Allora, quella è la poesia, quella di, dunque, l'altra, la leggiamo là? Volete? Dove volete, qua noi siamo venite. Ospiti. E così ve la spiego, il collegamento con i due assassini, come sono. L'assassino torna sempre. Perché torna sempre? Mi fermo. L'assassino torna sempre perché due volte venne l'assassino e non gli è riuscito mai il colpo. La prima volta con la costruzione della liquichimica, che è fallita, fortunatamente. La liquichimica, voi sapete che doveva trasformare il petrolio in bistecche di vaccino, cosa che non era realizzabile. La cosa fallì e l'assassino torna per la seconda volta. L'assassino perché? La faccia è sempre la stessa, anche se non sembra, ma prima era lo Stato, il partecipazione statale, ora sono i privati. Ecco perché è pericoloso, perché lo Stato fallendo non ci ha rimesso nessuno, ci ha rimesso Pantalone. Ma questa volta, se loro riescono a realizzare l'opera, non possono ritirarsi, mettono 2.000 miliardi sotto. Allora, se a Salina fanno l'impianto, tutta zona mori schianto, e è acquisito il discorso del perché. E se i professori dicono che non face male, per noi non c'è più Pasqua e Natale. Passò un professore e mi disse che non è vero che il carbone, e io gli ho detto cosa combina il carbone. Il carbone produce 67 fratellini nocivi, l'ossido di zinco, l'ossido di piombo, l'ossido di zolfo, le ppm. A proposito, le ppm passano nel sangue perché nel sangue ci sono i macrofagi, che sono gli spazzini del sangue. Se le ppm entrano e passano indenni, in quanto i macrofagi non ce la fanno a prenderli e passano nel fanno. E che cosa fa? Il lavoro dei macrofagi, inutilmente fatto, comporta dei tumori e quindi è acquisito scientificamente. Basta leggere dei libri. Poi, quando un carbone brucia, faccio 67 veneni, ma uno chiude tutti porta dolore e pene. Per non mi faccio danno l'anno a sotterrare, ci vanno troppi soldi, ma cuccia faccio fare. Barilla accennava al fatto del costo, no? Sapete che cos'è il costo? Ecco qua, fare il carbone ci vogliono 20 anni. Ci sono stati stanziati da Bush nell'anno 2009, chiamato
fu due decenni, è fallito. Poi lo ha fatto Obama, stanziò Obama 3 milioni e 800 milioni per realizzare il carbon capture stockage, vale a dire riuscire a quantizzare l'anidride carbonica prodotta dal carbone e a sotterrarla. E non siamo sicuri che una volta sotterrata ce la facciamo, perché sembra che una volta sotterrata possa uscire fuori e inquinare le falde acquifere. Il discorso è lungo. Poi volevo dirvi una cosa importante, in coda al discorso di Barillà, di Nuccio, un discorso importante. I 5 comuni che hanno aderito alla realizzazione della centrale a carbone di Civitavecchia, i 5 comuni, una volta che seppero che Civitavecchia prese i soldi di compensazione, gli altri 4 comuni dissero: o ci date i soldi, le compensazioni, i 30 denari, o noi faremo la guerra. E se li sono comprati. Ma il discorso è collegato là. Ecco perché non ce la fanno. Pavia centrale sicura senza danni ci vogliono 20 anni. Sapiti, pizzati, chi non parli in uveleno. Picciriddo e cornuteddu che taglia come cuteddu, sarebbe il monossido di carbonio. Sapete qual è? Quello che quando la nonna, per esempio, con il carbone di legno, accende in montagna con i nipotini e se lo dimentica acceso, per il monossido di carbonio che produce quel carbone, muoiono i nipotini con la nonna. Ecco perché non parlano loro. A loro conviene parlare dell'anidride carbonica, che non ha nessuna colpa. Sapete qual è? E chi di una nonna quando viene un verne e duma braci, se si sperde dumata non si mangia i curduraci. Alcuni, e questi sono i 67 veleni, ve nomino 11, gli altri 55 glieli lascio a quelli della centrale. Allora, alcuni sono prodotti dalla combustione, l'ossido di zolfo, il monossido di carbonio, un cornuteddu di quello che vi dicevo io. Poi ci sono le ppm, ecco, il mercurio, Nuccio, il mercurio, se per esempio la mamma allatta un bambino e ci sono dei bambini predisposti a malformazioni cerebrali, succede che il mercurio, passando col latte materno, in quel bambino predisposto, attenzione, gli blocca lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Ma loro lo sanno, ma non lo devono dire. Poi ci sono le diossine, che sono figlie del cloro, e poi gli altri 61. Passiamo di là. E questo di qua me l'ha provocato. Questo senza illustrarlo, leggiamolo perché... Ah sì, veloce. Quando nascerà la centrale, non rivedrai più il vecchio Natale, conoscerai la Pasqua nera, con nomi strani conviverai, cioè quando vai dal dottore impari questi nomi. Amara sarà la tua primavera e drammi nuovi conoscerai. Ti danzeranno giorno e notte l'anidride invadente, il mercurio nero boccante, il monocarbio avvelenante e il cloro con le sue figlie assassine, le terribili dibenzodiossine. Perché il cloro è il papà delle dibenzodiossine, ma loro non lo dicono. Ho detto monocarbio che non si può dire, ma è una concessione poetica, perché avrei dovuto dire l'ossido di carbonio, ma non filava nella rima. Allora, 100 saranno i nipotini incredibili che danzeranno nell'aria invisibili, i macrofagi nel sangue annessi desisteranno stanchi e depressi, perché non ce la fanno a bloccare, facendo la spazzina del sangue, non possono bloccare le ppm che entrano nel sangue e vengono le malattie. L'indifferenza del nostro paese, di Melito e di tutta la Calabria. L'indifferenza avanza intanto inaridendo il nostro canto, perché se c'è indifferenza un muro di gomma, con chi vincete? Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di aiuto, di partecipazione popolare. O popolo sventurato, per chi paga l'abbia Giove sempre andò bagnato? Me lo chiedo sempre. Adesso per i giornalisti facciamo questa cerimonia. Aspetta. Cristina, Stefania. Metto tra voi due. Grazie. Rapidamente. Allora, è arrivato il momento della consegna di questo premio simbolico, che però ha un significato molto importante, come ha capito. E non ci sono i soldi, apposta è bello. No, infatti, anzi c'è proprio lo sforzo dietro per costruirlo. E la cosa importante per noi era anche che fosse Stefania. Stefania è una delle ragazze di Lega Ambiente Giovani. Quindi il futuro che passa anche da questa battaglia, il futuro per tutti. Complimenti e grazie, signor Demetrio. Vorrei dirvi una cosa, Nuccio.
prima che ve ne andiate. Questo va esposto. Sì. Ah, una cosa vorrei dirvela, siete stati a Riace, alle spalle di Riace c'è Mongiana, lì a Mongiana il David Calabrese ha perso ancora una volta 200 anni fa, quando hanno chiuso. Allora, basta. No. Volevo dirvi una cosa buona. A Mongiana c'erano le migliori miniere di ferro d'Europa, e lo sapete, e quella è la Calabria che perde. Lì ha perso Davide. Sì, no, questo me lo do io in un'altra forma. Elegante, lo do io. Basta. No, ma qua fate la conza. Mi avete sopportato abbastanza. No. Fate finta allora, che non c'è della Stefania, datemi il cartone un attimo e fate finta voi. Adesso poi mettiamo, fate la fotografia. Posso dirvi una cosa, voi dovete fare la foto così. Ah, regà, però, ah. Se ci vamo in cammino a cartone la testa, però. Carica. Sono qua, ne abbiamo presi. Benissimo, bello mio, sono contentissimo. Guardate che questo è un valore, attenzione, perché attenzione. Tieni qua che ti faccio l'intervista. Ciccio Demetrio, a caldo Ciccio, questa la fionda di Davide che mette KO Golia, è forse uno dei primi premi che riceve nella sua vita. Qual è la sua sensazione? È bello vedere queste persone che si battono per le stesse cose nostre. È così pulito l'ambiente che ci circonda. Abbiamo bisogno di queste persone, che ci siano sempre di più. Io mi batto apposta per buttare il seme. Speriamo che esca qualcosa, perché c'è un muro di gomma contro cui non possiamo vincere. Sono pessimista ottimista. Vabbè, lo sappiamo, però Ciccio, il segnale, no? La fionda, che in questo caso non scaglia una pietra, ma scaglia delle parole che hanno più, ancora di più efficacia. Oh sì, le parole sono pietre, diceva un grande scrittore, un grande poeta. Le parole sono pietre, ma certe volte cadono male. Io ancora non ho finito, ho cominciato. Diciamo che comincio, mi sento più giovane di quando ero giovane. E quindi è una battaglia bella. Penso che aumenteranno le persone. Noi siamo il seme. Se contagiamo gli altri, vinceremo una grande battaglia. Allora, ribattezziamo qui sul Viale Garibaldi Ciccio Demetrio. Da oggi Ciccio Davide Demetrio. Grazie a Ciccio Demetrio. Ciccio Davide Demetrio. Ci voleva dire una cosa a Luigi.